Salve a tutti. Eccoci qui al mio secondo video di trolling. L'ultimo tutorial sul trolling fatto nel canale del Capobastone è stato un successo, quindi a grande richiesta ho deciso di creare un video sulla trollata che ha coinvolto tutta la community di Griffin italiana nel forum Minecraft Italia durante questo ponte di Pasqua. Innanzitutto, dico che è stato molto bello trovarci tutti su quel forum a piantare casino. Non mi sono divertito così tanto da un sacco di tempo e spero di trovare ancora la community così unita in futuro. Qui sullo schermo vedete com'è iniziato tutto. Un simpatico utente, di nome Swarmself, fa una domanda facile facile. L'esplosione dei Griffers è finita? O meglio, il Griffing è morto. In molti ultimamente hanno detto la loro nella community, ma questa domanda su Minecraft Italia era scontato che avrebbe piantato un casino appena qualcuno di noi si sarebbe accorto dell'esistenza del post. Sei un provocatore Swarmself o un semplice utente curioso? Non lo sapremo mai, ma ti ringraziamo. Al solo sentire le parole di Swarmself il forum inizia a prodigarsi risposte. E fra ringraziamenti ai plugin e confessioni di Griffer spentiti, arriva Breezer. Che, con tono molto pacato tipico del troll esperto, espone in maniera ragionata le sue idee, sapendo che sta per scatenare l'inferno. Infatti è proprio Breezer il primo a ringraziare Swarmself. A rispondergli arriva subito un genio. Emanuele 676. Che, dopo un battibecco di due post in croce, inizia subito con gli attacchi personali. Se non interviene subito un mod, ormai, è con poca fatica come prevedibile, la miccia è accesa e presto innescherà l'incendio. Devi sin da subito imparare una cosa dal forum. Emanuele 676 ha sempre ragione. Inaspettatamente, il primo appoggio all'operazione arriva da un altro utente del forum, e a seguire siamo arrivati prima Capobro e poi io, chiamato dallo stesso Breezer. Gli schieramenti si stanno dispiegando in campo. A completare le file del forum subito dopo arrivano i soggetti migliori. Uno con una foto da folletto che si fa chiamare V e il suo simpatico collega col chitarrino, tale Agrius 69. Come vedete, quest'ultimo si è presentato subito in modo educato e con l'intento di discutere civilmente. Muori nell'acido. Poco dopo aver postato altre varie farneticazioni che non riporto e aver stupito tutto il forum per la propria capacità di rapportarsi, sempre il nostro ultimo soggetto se ne esce con un altro insulto. Cari Griffer, siete voi cattivi, noi siamo nel giusto. Ora che ho detto le mie quattro minchiate, vado a mangiare un panino. E bravo mod, così si fa. Già che c'eri potevi anche sbattere fuori a calci dal forum i vari cagacazzo e almeno warnare Mr. Mandolino, ma noto che non te ne frega una sega. Tanto meglio. Con una sorveglianza come questa le porte dell'Ade possono spalancarsi indisturbate. Via con l'assalto. Subito dopo la comparsa di Capopanzone, entra in campo pure attivamente, nostro compagno del clan Legalizas, e io inizio ad attaccare con un vero e proprio flame fatto in due post. Uno in cui cerco ancora di giustificare il Griffin, peraltro usando una definizione secondo me vera, e l'altro in cui gli faccio chiaramente capire che del suo parere non me ne frega nulla. Anzi, gli dico a chiare lettere, rompendo la monotonia del discorso che c'era fino a quel momento, che mi piace vedere quando la gente si incazza. Di fatto ho quindi svelato la mia identità uscendo allo scoperto e trasformando un post di trolling in una vera edit war. L'incendio ormai è divampato sotto l'inerzia dei mod. Le risposte non tardano ad arrivare. Mentre Mr. Mandolino mi risponde in maniera stranamente educata per lui, e un suo collega mi dà del malato, arriva la prima perla. Commentando il mio post di confronto fra Metal Gear Solid e le griffate stealth, Devil Dante si esprime così. Please non paragoniamo cioccolato con la cacca. La differenza sta nel fatto che gli avversari sono degli idioti. Sue testuali parole. Caro Devil Dante, fatti dare da Abici Predator un consiglio grammaticale. Una frase in lingua italiana è composta almeno da un soggetto, da un verbo e da un complemento oggetto. Io, da persona benevola, posso quindi interpretare ciò che hai scritto, pensando che sono i nemici di Metal Gear, quelli idioti che citi. Ma, in tutta sincerità, ritengo che Metal Gear sia solo un pelino più complicato di Minecraft. Ma fidati, giusto un pelino.
Quindi, in considerazione della mia idea, da persona malevola, potrei anche interpretare ciò che hai scritto come un interessante autogol. Lapsus freudiano? Sai che significa? E questo è solo l'inizio. Dopo ne arriveranno altri di questi fenomeni. A seguire la strada di delirio ormai intrapresa, Emanuele propone un interessante paragone fra il picchiare le vecchiette e il griffare in Minecraft. È solo l'inizio di una serie di paragoni assurdi che paragonano i griffers ai criminali nel mondo reale. Il discorso d'ora in poi sarà quindi rivolto a questo nuovo argomento in centinaia di post e non più a quello originario. La trollata è già pienamente riuscita, la preda è a terra e non ci resta che spolparne le ossa. E si prosegue. Qui un altro utente del forum ci svela come, a causa dei griffer, sia diventato cattivo e diffidente verso tutti. E dai, sempre più in fondo. Tempo fa usai il comando Oplist per ottenere truffando i permessi da admin, ma quella volta non l'ho griffato, solo qualche pene allo spam. Signori, i gironi dell'inferno non sono ancora finiti. Subito dopo, il nostro caro amico D se ne esce con questa nuova tecnica che conosce solo lui dicendo che l'ha usata una volta per soddisfare la sua voglia di costruire peni nello spam di un server, rammentandoci che questo non è griffing. Beh, caro B, se l'intento non era griffare non voglio sapere quali fossero le tue intenzioni. Io per precauzione tengo l'ano contro il muro e aspetto che venga a commentare Breezer. Ah! Quindi qualche nostro video lo vedi? No no, io non vi regalerei mai visualizzazioni. Non montarti la testa. Qua c'è gente che ha fregato regolamenti scritti da studenti in legge. Che paura. Breezer ovviamente ci ha messo 2 secondi a liquidare questi qua in un solo post. Ora possiamo proseguire. Questa tecnica l'ho usata 2 anni fa, non è che mi spiate e rivendete le mie idee? È sicuramente così, Miluro. Contaci. Comunque vedo che non vi bastano le figuracce che avete già fatto. Ne volete ancora, ancora e ancora. Ok, tranquilli. Siamo magnanimi e vi accontenteremo. Signor Tigelain, lo scorti alle docce, prego. Ma come? Mi ringrazi così? Lo sai che poi mi dispiace. Ah, è inutile che usi il mio stesso post contro di me, Miluro. Credo che non ti sia ancora chiaro. Il nostro obiettivo è portarvi nell'erciume. È così che ci divertiamo noi griffers. Non siamo noi che prendiamo seriamente ciò che diciamo, siete voi che lo fate. Per la semplicissima ragione che a noi, del vostro parere, non ce ne frega una sega. Vi vogliamo solo vedere incazzati. Capobro, è il momento di staccare la carne dalla preda, non di temporeggiare assecondando le loro discussioni. Guarda come si attacca per ottenere reazioni più concrete. Sì, dare fastidio agli altri per il proprio appagamento per me è un comportamento accettabile, Miluro. Qualcosa in contrario? Achievement get. Deportato in Siberia. Così si fa, ragazzi. I commenti degli altri a questo post sono più o meno della stessa bandiera, ma il più gustoso è senza dubbio questo. Subito dopo anche il nostro compagno di clan omicidio di massa si unisce al banchetto. Vediamo gli schieramenti. Da un lato me, Emanuele Miluro. Sovietici difensori del popolo. Dall'altra parte gli Stati Uniti. I Griffer. Abici Predator Breezer e Capobro. No, ti prego. Capisco che ti piaccia tanto la Enina quanto vedo, ma non tirarmi in mezzo la politica. Ogni buon troll sa che quello è l'argomento migliore per far fuori un forum. Ringrazia che sono stato buono e non ho sfruttato questa tua uscita a tuo sfavore. Il nostro modo di agire ci condiziona il futuro. Esempio 1. Io da piccolo ero timido e ora sono un tipo solitario, freddo e cinico. Esempio 2. Il buon vecchio Stalin veniva maltrattato dal padre, era scorbutico, detestava i superiori e ha avuto dispute nel suo convento dove doveva diventare prete. Da grande ha fatto qualche marachella. Ma porca pu... Io sto morendo sulla sedia anche solo a montarlo sto video. Mod. Con tutto il cuore. Ti prego. Fermalo. ABC. Ti sei dimenticato un post prima di questo. Cosa? Che post? No, ti prego, attiva. No. Ora ho sete di sangue. Non è possibile che arrivino a fare domande simili.
Ma questi dove cazzo vivono? Cosa cavolo credono? Che i soldi crescano sugli alberi e servano solo per comprare gli oggetti VIP sui server di Minecraft e gli account premium dei free to play? Che i genitori mandino questa gente a zappare, io non ne posso più. Non è possibile che a ogni video di troll o di griefing devo ogni volta sentirmi male per colpa di sta gente e rovinarmi la salute. Questo post non lo commento neanche, passiamo oltre. ABC hanno risposto. Attivati, ho detto di non farmi diventare violento. Passiamo oltre. Oh, grazie mod. Il tuo intervento è stato provvidenziale. Ma come? Non mi banni? Dopo tutto il casino che abbiamo piantato siamo ancora qua? Ma stai giustificando il nostro operato sui server di Minecraft. Oddio. Io non so più che pensare, non so se è un segno di resa all'ormai sconfitta evidente o se sono solo stufi di certi elementi. Comunque questo è storico. Un mod di Minecraft Italia che appoggia il nostro operato. Finalmente, forse, la luce. Intanto è entrato anche Ricky. E giù subito coi toni da flame. Stavolta però sembra che i mod inizino a considerarci. Ci avviciniamo alla fine. Sono stati dei giorni intensissimi questi. E pochi secondi dopo entra anche Bronknife alla stessa maniera, con toni ancora più accesi. Questo forum è contro il griffaggio. Se c'era fine questo topic, sarebbe già stato chiuso da giorni. E poi, se la gente flamma, giustamente flammo pure io, così faccio casino pure io. Tranquillo signor Sgrammatica, da lei non potevo aspettarmi affermazioni diverse da queste. Per concludere il video, riprendo gli ultimi post che sono riuscito a fotografare. Dopo tutto ciò, Capopanzone a quanto si capisce minaccia Bronknife di ban. E quando mi incazzo bene. Sarà abuso di potere, mi toglieranno dallo staff, ma sappi che sopprimerti sarà un piacere. E fu così che Bronknife, e solo Bronknife, fu bannato da Minecraft Italia. Capopanzone ha fatto l'unica cosa giusta in 3 passaggiorni. Evviva! Ma, in che senso ti leveranno dallo staff? Per aver bannato un troll? Ammetto che ha delle strane regole di moderazione Minecraft Italia. Aspetta che vado a vedere che reputazione ho. 7 punti di reputazione positiva e nessun warning. Accidenti. Sono un utente modello. Credo addirittura di aver preso dei punti durante la trollata. Sono commosso. La mattina seguente alla pubblicazione di questi ultimi post l'intero topic non esisteva più. Per fortuna, grazie ad ABC Predator che si è ricordato di riprendere le discussioni più salienti, questa trollata storica rimarrà nell'etere ancora per molto tempo. Ringrazio ancora la community di Griffin italiana per aver permesso uno spettacolo simile. Nei prossimi video troverete anche alcune griffate che ho fatto durante questo ponte di Pasqua con gli slackers e con Buttafuori, fra cui anche il mio punto di vista di quella contro Poseidone pubblicata da poco da quest'ultimo, dove non sono stato bannato e per questo ho potuto far fuggire i miei compagni dalla prigione in cui erano rinchiusi. Arrivederci alla prossima.